ora stiamo andando in via Castellana a raccontare così la storia di questo borgo affuso che era Passo di Rigano, che ahimè ha perso la sua identità, però lo caratterizza sempre questa montagna, il gigante, il Monte Cuccio alto 1050 metri, che è il nostro monte che ci saluta quando arriviamo da un lungo viaggio. Quella è la mia casa, vedete là, però è in vendita, forse è venduta, quella là. E io mi facevo tutta questa strada, la via Casalini, dove trovavo lo stagiuni con le mucche. È un onore avere Sara Cappello qui nel nostro territorio, perché è la storia ed è la professione, per cui averla qui e raccontare il territorio di Passo di Rigano per noi è un vanto, a maggior ragione che lei ha abitato qui per tanti anni, per cui per noi è davvero importante averla qui e raccontare ai bambini la storia del nostro territorio. Spingola, è una filastrocca che poi vi canterò. E così, si cantava da bambini, spingola, spingola, maestrina. Ci sono filastrocche che non hanno un senso. E un non senso, tanto che i bambini giocando cantavano cose che si inventavano. Ora poi ve la canto. Spingola, spingola, maestrina, la paletta e la regina. Portare l'arte popolare lì dove nasce, nei quartieri periferici, e oggi abbiamo visto con grande stanchezza, perché non è uno dei più semplici progetti questo, l'ho voluto fare itinerante e soprattutto l'ho voluto dedicare alla scuola, ai bambini che crescono e che perderanno questo mondo popolare che appartiene loro. Potevo farmi questo progetto facendo 4-5 concerti, ma io ho aspettato l'apertura delle scuole perché desidero che arrivi a loro il nostro mondo dell'identità regionale. La scuola, tramite con l'aiuto delle associazioni che collaborano con noi, si occupi anche di questo, quindi rientra nell'ambito di questa educazione che noi portiamo avanti e che deve essere sempre più ampia, e che comunque sapere anche vivere il proprio territorio, conoscere l'ambiente in cui si vive è sicuramente fondamentale.